I provvedimenti che la Giunta regionale intende attuare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, per l'insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici, ma anche le azioni da intraprendere per contrastare la possibile speculazione energetica, sono stati oggi a Cagliari gli argomenti di discussione al centro del vertice della maggioranza del campo largo del centro-sinistra, convocato dalla Presidente della Regione Alessandra Todde. Tra i temi caldi c'è stato però anche quello relativo alle tempistiche del disegno di legge sulla sanità, legato anche al commissariamento delle ASL. Al vertice, che si è svolto nel Palazzo del Consiglio regionale, erano presenti non solo i capigruppo e gli assessori, ma anche i segretari dei partiti. La Presidente ha riunito gli alleati per cercare di trovare un accordo in attesa del passaggio in Consiglio del provvedimento sulle aree idonee e sul successivo possibile arrivo in aula anche della proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 2024. La Presidente della Regione ha chiarito che l'obiettivo della legge che si vorrebbe approvare non è limitarsi alle aree idonee, ma identificare anche quelle non idonee, ordinarie e vincolate. La speculazione è un problema di tutti, io che rappresento tutti i sardi me ne faccio carico e deve essere ovviamente il mio problema principale, quindi senz'altro dobbiamo fare nelle modalità più efficaci, non dobbiamo cedere al populismo, non dobbiamo cedere alla demagogia, ma dobbiamo fare in modo che la nostra legge possa essere una legge robusta, una legge che sopravviva alle impugnazioni e una legge che chiaramente tuteli realmente il territorio, non ci stiamo cercando da questo punto di vista scorciatoie. Sulla questione si sono espressi anche il Presidente del Consiglio regionale e alcuni rappresentanti della maggioranza che hanno rimarcato l'unità della coalizione sulle questioni prioritarie da affrontare al più presto. La maggioranza è sempre stata compatta dal giorno dopo le elezioni. Siamo compatti non solo sulla transizione energetica, ma per un programma di lavoro chiaro e definitivo per il bene della Sardegna, che riguarda l'energia, che riguarda i trasporti, che riguarda la sanità. Quindi un lavoro comune e condiviso con tutti i partiti e consiglieri di maggioranza. La maggioranza prosegue compatta per i suoi obiettivi. La stessa norma che riguarda l'area idonea non riguarda esclusivamente l'area idonea, ma bensì la transizione energetica, ed è un primo step di un percorso già delineato che determinerà anche quindi il piano energetico regionale e l'agenzia regionale. Bisogna accelerare il più possibile rispetto alla proposta di legge sulle aree idonee. È importante che arrivi in consiglio e sia approvata dall'Aula nel più breve tempo possibile. Per ora la legge 5 approvata dal Consiglio regionale sta portando dei risultati, sono 37 gli impianti che stanno andando avanti a fronte di centinaia e centinaia che invece sono stati bloccati.